Uè, su questo canale spessissimo parliamo di disinformazione e fake news, però non abbiamo mai parlato delle bufale più innocue, più divertenti, le burle. E quindi quale giornata meglio di oggi, 1° aprile, per andare un po' a scoprire 10 tra i pesci d'aprile più strani e mai visti, raccolti direttamente dal Museo delle Bufale, che è quel sito da cui tutti hanno iniziato a pescare i famosi video della pianta degli spaghetti. Quella ormai è mainstream, oggi proviamo a scovare qualcos'altro. Come mai il pesce d'aprile cada proprio il 1° aprile? Non si sa. Probabilmente il tutto risale al XVI secolo in Francia, quando, per l'occasione del nuovo anno, che all'epoca cadeva il 1° aprile, ci si scambiava doni. Poi, con l'avvento di Papa Gregorio, che modificò il calendario introducendo appunto il calendario gregoriano, col capodanno il 1° gennaio, alcuni che non volevano adeguarsi continuavano a scambiarsi doni il 1° aprile, quindi a un certo punto vennero presi in giro sberleffati e sbeffeggiati da quelli che invece avevano adeguato il calendario e che gli donavano dei doni vuoti. Perché pesce? Non si sa neanche quello. Probabilmente perché il pesce abbocca all'amo, come si abbocca agli scherzi, o forse risale all'antica Genova, quando i pescatori a inizio aprile rientravano senza aver pescato nulla e quindi i compaesani, stronzi aggiungerei, li prendevano in giro. Tra l'altro pesce solo in Italia e Francia, negli paesi anglosassoni è l'April's Fool, in Scozia è il Goukie Day, o giorno del cuculo, in cui alle spalle ci si attacca dei bigliettini con scritto calcia. Perché cuculo? Non lo so, Bella questa, Iniziamo. Il trivellatore nudo, testa calda. Il 1° aprile 1995, la rivista scientifica Discover pubblicò un articolo a cura del dottor Pazzo in cui si annunciava la scoperta del trivellatore nudo, testa calda, che suppongo fosse un gioco di parole per indicare il pene. Il dottor Pazzo aveva fatto questa incredibile scoperta mentre studiava i pinguini in Antartide. In pratica era lì che stava lì ad osservare un pinguino grassoccio che si riposava sulla banchisa, quando all'improvviso il pinguino venne come risucchiato sottoterra. Subito il dottor Pazzo, come ogni ricercatore che si rispetti, si lanciò in soccorso del pinguino, tirandolo fuori dalla buca e scoprendo dei piccoli animaletti strani che lo avevano risucchiato da sotto. Erano lunghi 15 centimetri, completamente glabri, ed avevano una placca ossea sulla testa che potevano arroventare per scavare velocemente buche nel ghiaccio dalla quale potevano cacciare i pinguini dei quali si cibavano. Inutile dire che fu l'articolo più letto di sempre del Discover. I pinguini volanti. Restiamo in Antartide e arriviamo al 2008, quando niente poco di meno che la BBC decise di pubblicare questo documentario. Splash! In pratica, anziché raggrupparsi tutti assieme per resistere al freddo inverno antartico, questa rara specie di pinguini si evolvette in modo da risultare in grado di volare fino alla foresta pluviale amazzonica, dove tutt'oggi spende l'inverno sotto il caldo sole tropicale. Il Buemo d'Oro. 1 aprile 1983, la rivista britannica New Scientist pubblicò un articolo in cui annunciava la realizzazione del primo ibrido animale-pianta. Si trattava di un ibrido tra una mucca e un pomodoro, in grado di produrre frutti con una pelle coreacea molto dura e dei frutti con dei dischi di proteine all'interno di due strati di pomodoro, tipo degli hamburger. La cosa divertente fu che la rivista scientifica brasiliana Veja ci cascò e decise di pubblicare un servizio sul nuovo ibrido mucca-pomodoro, chiamandolo Boi Mate o Buemodoro, e creò persino un grafico per mostrare il processo di ibridazione mucca-pomodoro. La carota flauto. 1 aprile 2002, la catena di supermercati Tesco pubblicò un articolo sul The Sun annunciando che avrebbe iniziato a mettere in vendita delle carote OGM con dei fori sui lati in grado di, dopo la bollitura a cottura ultimata, emettere dei fischi a 97 decibel in grado di avvisare il fatto di essere pronte e cotte a puntino. Piccola curiosità, 97 decibel equivalgono circa al rumore prodotto da un martello pneumatico e quindi i concorrenti della Tesco, per scherzare, avrebbero affermato che i consumatori di carote Tesco sarebbero diventati sordi, sebbene con una vista molto migliorata dalle carote. Pigeon Rank.
Un'azienda da sempre impegnata nella produzione di pesci d'aprile è Google, che si inventò Pigeon Rank, il proprio sistema di indicizzazione segreto basato sull'utilizzo di piccioni per indicare il valore delle pagine. Il sistema era basato sulla capacità del piccione domestico di riconoscere le differenze nelle immagini e nel discriminare i siti rilevanti da quelli meno informativi. Le pagine che ricevevano il maggior numero di beccate acquisivano valore e finivano ai primi posti nella ricerca. I piccioni sarebbero risultati migliori persino degli esseri umani o dell'intelligenza artificiale. Ma la cosa bella è che un gruppo di ricercatori decise di indagare la cosa, analizzando e scoprendo che effettivamente i piccioni sono in grado di riconoscere molto bene le immagini e andando a scoprire che nell'80% dei casi erano in grado di diagnosticare correttamente un tumore maligno vedendo le immagini. Google Knows. È nel 2013 che però, secondo me, Google ha partorito l'idea più geniale, Google Knows, un sistema che permetterebbe a chi ricerca immagini o siti su Google di annusare le cose che cerca. Splash! Il morbo del Brunus Eduardi. Il 1 aprile 1972, una delle riviste più importanti dedicate alle scienze veterinarie pubblicò un articolo sul morbo del Brunus Eduardi, un animale presente in oltre il 60% delle case, prevalentemente in quelle abitate da giovani bambini. L'articolo era accompagnato da immagini raccapriccianti, contenenti i sintomi del morbo di Brunus Eduardi. Un morbo che affligge sempre più specie di peluche. L'acconciatura per gli elmetti. Il 1 aprile 1980 la rivista Soldier, che è la rivista ufficiale dell'esercito britannico, pubblicò un articolo secondo cui l'elmetto peloso delle guardie in difesa di Buckingham Palace continua a crescere e quindi deve essere tagliato regolarmente. L'articolo spiegava che gli elmi erano creati con pelle di orso russo, con una pelle talmente spessa che gli ormoni essenziali per la crescita della pelliccia restavano impregnati nel cappello e che quindi continuavano a crescere. Gli autori del London Daily Express, vedendo l'immagine che accompagnava l'articolo, ci credettero e quindi decisero di pubblicarlo sul giornale cittadino. La carne di unicorno in scatola. 1 aprile 2010 e ThinkGeek decise di mettere in vendita la carne di unicorno in scatola, una carne bianca che portava un grande contenuto di scintillio. Nessuno ci credette veramente, ma la campagna fu talmente un successo che pochi mesi dopo l'azienda la vendette veramente. Unico problema in Germania, dove non arrivò mai perché la dogana bloccava i prodotti perché erano contro la legge che vietava l'importazione di carni rare. Viagra per criceti. Siamo nel 2000 e il The Independent pubblicò un articolo in cui si diceva che era stata realizzata una pillola di Viagra per animali domestici, tra cui i criceti. Nell'articolo si diceva che i veterinari avevano accolto con derisione l'innovazione, ma che tuttavia non c'è niente di più triste di una cavia seduta nella propria gabbia che pensa: non faccio sesso da mesi. Sono davvero così poco attraente? E questo è tutto per oggi, spero che il video vi sia piaciuto, un video così leggerino. Mercoledì ricominciamo con la programmazione normale, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!